Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Si allentano gradualmente le ultime restrizioni in vigore. Stop a Green Pass per la maggior parte delle attività, resta l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e per gli over 50 fino al 15 giugno. Lo stesso Premier Mario Draghi ribadisce la necessità di uscire il più presto possibile dall'emergenza causata dal Covid e ora si lavora ad un nuovo decreto da approvare tra la prima e la seconda settimana di marzo. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore il 1 aprile. Il 31 marzo infatti scade dello stato di emergenza, il governo ha deciso di non rinnovarlo perché i contagi continuano a calare e i reparti ospedalieri si stanno svuotando. Alcune misure cadranno e altre invece saranno prorogate. L'intenzione dell'esecutivo è fissare un nuovo calendario che entro la fine di aprile regoli il ritorno alla normalità in vista del periodo estivo. Coronavirus. Il bollettino del 21 febbraio segnala in Italia 24.408 nuovi casi e 201 decessi. Il tasso di positività resta stabile rispetto ai giorni precedenti e si attesta sul 10,5%. Continua a scendere il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Attualmente sono 928 in tutto il territorio italiano. In lieve aumento invece l'occupazione dell'area non critica, in cui al momento ci sono 13.735 degenti. In Puglia il bollettino regionale segnala 1.730 nuovi casi e 8 decessi, nel Tarantino attestate 126 positività. Al momento nella regione sono 86.590 le persone positive, di cui 733 ricoverate in area non critica e 56 in terapia intensiva. Un giovane ventenne nella serata di ieri ha accusato un malore durante una partita di calcetto a Statte. Immediati soccorsi nella speranza di rianimare il giovane, ma del tutto inutili. Per il ventenne non c'è stato nulla da fare, ancora da appurare le cause alla base del decesso. Ieri sera purtroppo si è consumato una tragedia nel campetto della San Girolamo Emiliani. Non appena ho avuto notizia mi sono recato immediatamente sul posto dove già il ragazzo era steso per terra. I soccorsi sono arrivati immediatamente, nel giro di un minuto e mezzo, due minuti erano già là, perché la postazione del 118 è proprio vicino lo stadio. Hanno praticato massaggio cardiaco, hanno tentato di salvare questa vita umana, che purtroppo non c'è stato nulla da fare. È intervenuto il medico legale. Oggi, diciamo, la vittima, questa povera vittima, è all'obitorio in attesa che il magistrato decida quello che si deve fare. Una tragedia, ripeto, che nessuno mai avrebbe voluto vedere, che purtroppo è successo una partita tra amici, tra ragazzi che stavano facendo una partita amichevole, che stavano facendo tra ragazzi, che è finita in una tragedia bruttissima. Un'anziana signora nella serata di ieri nei pressi della chiesa San Roberto Bellarmino a Taranto è stata avvicinata da un borseggiatore, il quale l'ha derubata del denaro che aveva indosso. Un agente della polizia municipale ionico, libero dal servizio, ha inseguito e bloccato il ladro, allertando i poliziotti che lo hanno poi arrestato. Ancora un arresto per spaccio di droga nel Tarantino. I carabinieri hanno individuato una giovane coppia sulla litoranea tarantina sorpresa all'interno di una residenza estiva facilmente raggiungibile dalle arterie stradali più frequentate, adibita a centrale di spaccio. Durante la perquisizione i militari hanno scoperto indosso ad un 43enne 3 grammi e mezzo di cocaina, 764 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre 1000 euro in banconote di vario taglio. Il 43enne è stato arrestato. Scioperano gli autotrasportatori pugliesi per protestare contro l'aumento continuo del costo del carburante. La categoria si dice stanca di attendere risposte a fronte di rifiuti e rinvii da parte del governo nazionale sulla questione. Scende in strada, incrocia le braccia. Da un anno e mezzo, infatti, i costi di gestione delle imprese di autotrasporto sono aumentate dell'80%. Questa è una manifestazione spontanea che gli autotrasportatori di Taranto hanno voluto mettere in campo per il caro gasolio, caro AdBlu, caro metano, caro tutto. È diventato impossibile per le imprese di autotrasporto di sostenersi. Non è possibile che il fatturato debba essere eruso del 60% per quelle che sono le attività del trasporto e quindi i costi del carburante. Noi siamo qui a chiedere
spontaneamente, rallentando il traffico, la solidarietà della città, degli utenti, perché anche loro pagano il gasolio, pagano la benzina, dei colleghi che non obblighiamo a fermarsi, gli chiediamo di darci una mano come stanno facendo in tutta Italia. Noi attendiamo oggi alle 10 l'incontro, l'esito dell'incontro con il vice ministro Bellanova, che speriamo sia determinante per ottenere una sterilizzazione, quantomeno con intervento statale, sui costi del carburante che ci stanno portando alla fame. Il Galeso adibito a discarica, l'unico corso d'acqua che sfocia nel primo seno del Mar Piccolo di Taranto, infatti si troverebbe in pessime condizioni. La denuncia di Lega Ambiente Taranto, un devastante immondezzaio, spiegano dall'associazione, composto da ogni sorta di rifiuti, dagli inerti ai mobili, dai sanitari agli elettrodomestici e ai resti di automobili, che costituiscono oramai una parte aberrante del paesaggio. Più avanti, nel sottopasso posto sotto la superstrada che scavalca il Galeso, ogni genere di rifiuti, tanto da restringere la carreggiata a tal punto da lasciare percorribile in auto solo uno stretto corridoio centrale. Situazione già sottoposta questa nel 2016 al commissario delle bonifiche di Taranto attraverso un dossier fotografico sul Mar Piccolo. Una situazione inaccettabile, sottolinea Lega Ambiente, gravemente peggiorata rispetto alle segnalazioni già effettuate prima della pandemia da Covid. Ora l'associazione chiede un urgente intervento straordinario di pulizia della zona. Il DS rossoblu Francesco Montervino parla della prossima stagione del Taranto Calcio. Intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione sportiva Dentro la Rete, l'ex calciatore del Napoli, oggi direttore sportivo, ha fatto il punto. Non c'è nessun senso di appagamento da parte della squadra, spiega Montervino, proprio perché il traguardo è vicino e non si riesce ancora a conquistare, siamo entrati in una specie di vortice. Sono arrabbiato con la mia squadra, aggiunge, non per l'impegno ma per il coraggio e la personalità che in questo periodo latitano. Risulta comunque ottimista, abbiamo dimostrato, spiega, di essere più da playoff che da playout. Infine Montervino parla del team, abbiamo un gruppo di calciatori validi anche con interventi nel mercato di riparazione. Relativamente a Italeng precisa, credo che la sua esperienza in riva allo Ionio non sia stata positiva per ragioni meramente caratteriali. Diverso il discorso di Franco Belloc, che è dovuto rientrare in Argentina per problemi familiari. Infine sul futuro Montervino chiosa, attendo solo conferma dal presidente per iniziare a programmare la prossima stagione. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.